dal Cesena. Sì, Federico, perché è stato un cambio obbligato per il tecnico bianconero Massimo Gadda, perché Fattori, c'è da dire, è davvero sfortunato il centrocampista bianconero, ha sentito un indurimento all'adduttore sinistro, quindi è dovuto uscire. E poi piccola davvero curiosità, perché in realtà al posto di Fattori del numero 4 bianconero doveva entrare un altro centrocampista. Dunque il giovane, 21 anni, Dario Bova. Per lui si tratta della quarta presenza in Serie B, fino adesso tre presenze, anche se un minutaggio abbastanza ridotto con 109 minuti giocati. Un giocatore che peraltro negli ultimi 4 anni ha cambiato 4 squadre, dopo gli inizi nelle giovanili del Napoli, infatti Faenza, Imolese, fino al Cesena e al suo esordio in Serie B, avvenuto tra l'altro contro la Ternana il 20 settembre scorso. Fusani, Amerini. Ci arriviamo alla fine del primo tempo con il Cesena in vantaggio 1-0 a Modena grazie alla rete segnata al 17esimo da Salvetti. Salvetti che è in possesso di palla in questo momento. Salvetti appoggia Ciaramitaro. La verticalizzazione tentata da Biserri, una sovrapposizione che non è riuscita ad evitare il fallo laterale per il Cesena, si riparte con la rimessa in gioco per il Modena. Fusani, il centrocampista scuola Inter cerca Bucchi, da Bucchi per Colacone, in profondità per Graffieri che trova sulla sua strada Ficagna che non ci pensa due volte nel mandare il pallone direttamente in tribuna, rimessa laterale dunque a favore del Modena con Fusani, il cross di Fusani in aria, il colpo di testa da parte di Bova. Ferreira Pinto, anzi Bernacci, la possibilità per Morabito, cross di Morabito, una sventagliata avvolgente a cercare Ferreira Pinto, a trovare invece l'intervento dei difensori del Modena, riparte Colacone, la Colacone sulla sinistra per Graffieri, tiene palla Graffieri, il numero 20 appoggia in mezzo per Tisci. Da Tisci ad Amerini, manca il controllo Amerini e ciò consente al Cesena con Papavaigo di recuperare la sfera. Inizia a terra Papavaigo, ma si può proseguire per il vantaggio che però Salvetti non concretizza. Pivotto e intervento in gioco pericoloso da parte di Morabito, calcio di punizione. Primo tempo dal gioco effettivo decisamente alto. Scodellata in aria da parte di Tisci, il colpo di testa che termina sul fondo da parte di Bucchi e saranno due comunque i minuti di gioco. A centrocampo il Cesena riparte con Morabito, viene palla Morabito, la verticalizzazione per Bernacci, l'intervento di Centurioni ad allontanare, quindi pivotto e il fallo commesso ancora da Bernacci ai danni di Amerini. Bernacci continua a protestare verso Saccani. Amerini, Pivotto sulla destra, il cross di Pivotto, il pallone che attraversa tutta l'area e alla fine la conclusione sull'esterno della rete da parte di Mattia Graffieri. Rinvio di Turci, manca il pallone Tisci, non Papavaigo. La combinazione tra Papavaigo e Bernacci non va a buon fine e per l'arbitro Saccani può bastare così. Squadra al riposo con il punteggio di 1-0 a favore del Cesena. Un Cesena che ha sbloccato il risultato al 17esimo con un colpo di testa di Salvetti su punizione di Ciaramitaro e che quindi ha contenuto tutto sommato bene gli assalti del Modena, la reazione del Modena, una partita che rimane comunque equilibrata e aperta a qualsiasi soluzione di risultato anche nel secondo tempo. Sbaglia rinvio Salvetti, ancora Modena, il Modena che si ripropone, l'ingresso in area da parte di Pivotto, anzi di Centurioni. Stesso Centurioni recupera caparbiamente il pallone, l'appoggio a Amerini, Amerini, tiro di Amerini, la respinta di Turci e quindi calcio di rigore per il Modena con Bucchi che è stato trattenuto in area proprio nel momento in cui si stava avventando sul pallone per mettere in rete la corta ribattuta di Turci sul tiro di Amerini, non ha avuto dubbi il direttore di gara Saccani, il fallo di Zaninelli, la trattenuta ai danni di Bucchi da parte di Zaninelli ed è proprio Cristian Bucchi a effettuare, a incaricarsi di calciare questo tiro dagli 11 metri assolutamente delicato.
Buchi contro Turci, parte Buchi, il gol, il pareggio del Modena, 1-1 al 49esimo. Il gol è di Christian Buchi ed è il 13esimo centro stagionale in 12 partite per il bomber del Modena, sempre più capocannoniere di questo campionato di Serie B. Il Cesena prova subito a riproporsi in avanti con Bernacci, la sponda di Bernacci a cercare Papavaigo, a trovare invece Ferreira, Pinto, Bernacci, il tiro di Bernacci e il 2-1, il 2-1 del Cesena, il Cesena subito ribalta il risultato, il Cesena torna subito in vantaggio, nemmeno un minuto, il gol dell'Airone delle Vigne, Bernacci, il sesto gol stagionale da parte di Marco Bernacci, davvero un gran gol, il botte risposta immediato tra Modena e Cesena, nemmeno un minuto, nemmeno il tempo di esultare, di realizzare, di aver pareggiato, che subito il Modena è di nuovo costretto a inseguire il gol di Bernacci, ma l'azione di Ferreira Pinto, bravo nel suo suggerimento per Bernacci. Ferreira Pinto con il suo movimento si è portato via due difensori del Modena, consentendo a Bernacci con un diagonale di spiazzare Frezzolini, che peraltro protestava per un presunto fuorigioco che però è parso a occhio non esserci. E dunque subito il Cesena torna in vantaggio al 50esimo con Bernacci. Un Bernacci che era particolarmente caricato in vista di questa partita, ve l'ho detto, per il suo duello con quello che è tra l'altro il suo idolo, il suo beniamino, il suo punto di riferimento, Christian Buchi. Tra l'altro il caso ha voluto che Buchi segnasse e subito dopo risegnasse appunto Bernacci. Bernacci aveva detto: devo farmi perdonare l'incolore prestazione contro il Brescia con un gol, c'è riuscito tra l'altro alla grande, devo essere più concreto sotto porta, oggi ha dimostrato davvero grandi qualità Bernacci. E dunque 2-1 tra Cesena e Modena, un avvio di ripresa decisamente con il botto, con due gol, uno per parte, in entrambi i casi uno strascico polemico nel caso del Cesena, infatti vediamo il replay, andiamo a rivedere il replay del gol del Cesena, effettivamente Papavaigo è in posizione solare di fuorigioco ma è anche lontanissimo dall'azione, sicuramente Bernacci non era in posizione irregolare, anche se le proteste evidentemente non mancheranno. Per quanto riguarda invece le proteste in merito alla mancata espulsione di Zaninelli, c'è da dire che non si trattava realmente di un ultimo uomo, è vero che Buchi era solo davanti a Turci, ma era anche vero che sulla stessa linea di Zaninelli c'erano almeno altri due difensori del Cesena, dunque la espulsione eventuale di Zaninelli sarebbe stata decisamente eccessiva per il Cesena. Curva Gigi Montagnani della Braglia ammutolita dal gol di Bernacci, soprattutto sul piano psicologico una botta non da poco, perché ha realmente soffocato in gola l'urlo di gioia dopo il pareggio dei canarini, la gioia per il pareggio che è durata davvero svolgere di nemmeno un minuto. Ovviamente c'è un Gada che chiede ovviamente ai suoi la massima calma anche lui, perché il 2-1 gli sta benissimo, e chiede soprattutto di andare via e di sfruttare al meglio gli spazi. Mentre intanto il gioco è fermo per un calcio di punizione a favore del Cesena, c'è la prima ammonizione dell'incontro a favore di Tamburini. Fallo squisitamente tattico ai danni di Ferreira Pinto. Carica.